La voce di Ulisse, il podcast di Odissea Quotidiana. Ecco le notizie più importanti della settimana. Rete tram, linee 5, 14 e 19 modificate per lavori. A causa di lavori di rifacimento del manto stradale, le linee tram 5, 14 e 19 saranno modificate. Saranno previsti autobus sostitutivi. Questi i dettagli. A partire da lunedì 15 e fino a venerdì 26 gennaio, i tram 5, 14 e 19 saranno modificati a causa di lavori di rifacimento del manto stradale sulle sedi tranviarie di via Prenestina nel tratto tra Largo Telese e via Olevano Romano e via Bresadola. Per questa ragione i tram limiteranno le corse in direzione Gerani Togliatti e Largo Preneste. Il 19 viaggerà su tram nella tratta Valle Giulia-Largo Preneste. Il 5 ed il 14 saranno unificati in un'unica linea tram, denominata 514, sulla tratta Termini-Largo Preneste. Nelle tratte disattivate il servizio sarà garantito dagli autobus navetta delle linee 5, 19, Largo Preneste e Gerani e 14 NAV, Largo Preneste, Togliatti. Giulio Agricola. Approvata la mozione per il cambio del nome. È passata in Assemblea Capitolina la mozione che chiede di rinominare la fermata Giulio Agricola della linea A della metropolitana. Non più Giulio Agricola, bensì Giulio Agricola Parco degli Acquedotti. Così potrebbe chiamarsi entro breve tempo la quarta fermata della metro A di Roma. La mozione, a prima firma di Enrica Battaglia del PD e Rocca Ferraro, Civica Gualtieri, chiede al sindaco di impegnarsi presso ATAC, l'Agenzia della Mobilità e gli altri enti preposti a rinominare la stazione in tempo utile per il Giubileo 2025. Entusiasta l'assessore al turismo Alessandro Onorato che commenta: aggiungere alla denominazione consente una migliore individuazione del sito e quindi ne favorisce la promozione turistica. L'ultimo cambio di nome avvenuto ad una stazione della metro di Roma è accaduto nel 2022 alla futura stazione Ambaradam Ipponio, rinominata in Porta Metronia nel corso di settembre. Precedentemente, lungo la linea A sotto la consigliatura Marino, era stata promossa un'iniziativa per integrare il nome di alcune fermate con elementi identitari dei quartieri Furio Camillo Alberone, Arco di Travertino Parco delle Tombe Latine e per l'appunto Giulio Agricola Parco degli Acquedotti. Tale iniziativa è finita rapidamente nel dimenticatoio, così come la più recente mozione del nono municipio di rinominare Eur Magliana in Eur Colosseo Quadrato. Prima di Porta Metronia, il precedente tentativo che ha avuto un vero successo è stata l'integrazione dei nomi delle fermate Repubblica, Flaminio e Barberini con l'indicazione dei punti di interesse del Teatro dell'Opera, di Piazza del Popolo e della Fontana di Trevi, tuttora in uso. La scelta della denominazione delle fermate della metropolitana, che devono avere i nomi legati alla toponomastica del territorio, in questo caso appare adeguata agli scopi di attirare l'attenzione su una stazione periferica. Tuttavia, il rischio è che questa iniziativa finisca velocemente e per la seconda volta nel dimenticatoio. Preferenziale Marconi, il progetto congelato in attesa del tram. L'amministrazione capitolina ha deciso di stoppare il progetto della corsia preferenziale per gli autobus su Viale Marconi. Tutto sarà rimandato a dopo il 2028. La corsia preferenziale per autobus su Viale Marconi non si farà, almeno per il momento. Così fa sapere Diario Romano, testata giornalistica locale, che ha ripreso l'accesso agli atti dell'ex consigliere 5 Stelle Francesco Sappia. Nella nota si legge: al fine di razionalizzare l'utilizzo delle risorse economiche attualmente impegnate nel PUMS, l'amministrazione ha chiesto di non dare più seguito alla corsia preferenziale suddetta. Si conclude così tristemente la travagliata storia della risistemazione di Viale Marconi, progetto voluto dalla precedente amministrazione Raggi, per il quale era stata indetta una consultazione popolare e che, successivamente alla gara, era stata congelata a causa di un maxi ricorso al TAR da parte del gestore delle pompe di benzina in piazza Augusto Righi. Già allora ci chiedevamo se, visti gli ambigui movimenti della politica locale,
Chissà se un domani ci sarà ancora un'amministrazione che vorrà realizzarla? E in effetti i timori si sono dimostrati fondati. La scelta di rimandare la costruzione della preferenziale in concomitanza alla tranvia tangenziale sud rappresenta una vera e propria resa dell'amministrazione Gualtieri e dell'assessore Patanè nei confronti dell'automobile privata, che resterà sovrana di una delle arterie più congestionate e mal gestite della capitale. La scelta appare ancor più incomprensibile se si pensa che fino a poco più di 10 anni fa il PD di Viale Marconi aveva organizzato una raccolta firme con tanto di video promo che potete trovare su Odissea Quotidiana, e vi lascio il link nei commenti, per la costruzione appunto di questa preferenziale. La futura linea tranviaria, la cui progettazione è stata affidata alla Sistra Sotecni, prevede 14,8 km di percorso di prolungamento della tranvia Togliatti, da Suba Augusta a Trastevere, con percorso sotto il Parco dell'Appia Antica, quindi via di Vigna Murata, via Ballarin, via di Grotta Perfetta, dalla Montagnola, Basilica di San Paolo, viale Baldelli e viale Marconi. Il progetto preliminare è stato già consegnato al Campidoglio e si è in attesa dell'avvio della progettazione definitiva, già prevista dall'accordo quadro stipulato con l'agenzia Roma Servizi per la Mobilità. Considerata la necessità di non saturare la città con ulteriori cantieri rispetto a quelli già in corso, è praticamente certo che la richiesta di finanziamento della linea al Ministero dei Trasporti sarà rimandata dopo il Giubileo 2025. Con l'avvio dei cantieri che, realisticamente, non avverrà prima del 2027-2028. Anello ferroviario, al via la gara per il raddoppio di Valle Aurelia Vigna Clara. Dopo l'ok ricevuto in conferenza dei servizi al progetto preliminare, RFI ha pubblicato la gara per il raddoppio del binario da Valle Aurelia a Vigna Clara, nominato anche un nuovo commissario per l'opera. Con DAC 0320 del 2023, Rete Ferroviaria Italiana RFI, società capofila del Polo Infrastrutture del Gruppo FS, ha avviato la procedura per l'individuazione del soggetto che si occuperà della progettazione esecutiva e della realizzazione del raddoppio del binario nella tratta Valle Aurelia-Vigna Clara dell'anello ferroviario di Roma. L'investimento, dal valore di 28,9 milioni, si inserisce nel cosiddetto lotto 1A della chiusura della Circon Line della capitale. L'attivazione è prevista nel corso del 2026. La gara arriva in parallelo alla nomina di Giampiero Strisciuglio, amministratore delegato e direttore generale di RFI, che da ora in poi guiderà come commissario straordinario la chiusura dell'anello ferroviario dopo Vera Fiorani. Un raddoppio che, in assenza del completamento dell'anello, avrà un vantaggio estremamente limitato, visto che la rarefazione dei treni da e per Vigna Clara, 9 coppie di treni al giorno, dipende essenzialmente dalla saturazione della gronda della ferrovia FL3 da Valle Aurelia in poi e non dall'attuale binario unico. Nonostante il ministro dei trasporti Matteo Salvini abbia detto di aver attenzionato l'opera, ritenuta di interesse strategico nazionale, non si ha ancora notizia del rifinanziamento dei successivi lotti. Anche la gestione del lotto 1B, cioè il prolungamento della tratta Vigna Clara Tor di Quinto, 2, realizzazione della tratta Tor di Quinto Valdala e modifiche al piano del ferro di Roma Tiburtina, e 3, il completamento del bivio Pineto mediante la connessione con la linea tirrenica Roma Civitavecchia e del bivio smistamento con la connessione alla linea lenta Roma Firenze. Ad agosto scorso, infatti, la rimodulazione del PNRR aveva definanziato ben 175 milioni di euro dal lotto 1B a causa dell'impossibilità di rispettare i termini richiesti dall'Europa. Il ministro dei trasporti aveva annunciato che il rifinanziamento della linea sarebbe avvenuto mediante un'apposita voce nella legge del bilancio, ad oggi ancora non pervenuta. Cotral dal 1 luglio acquista la gestione di 7 linee interregionali. L'azienda del trasporto pubblico regionale prenderà in carico 7 linee interregionali, attualmente gestite dai privati.
La misura sarà attuata da decorrere dal 1 luglio prossimo e riguarderà le linee Civitella-Rovereto, Balsonaro-Sora-Roma, Avellino-Roma, Pitigliano-Viterbo, Civitavecchia-Viterbo-Siena, Caserta-Latina, Poggio-Mirteto-Terni, Contigliano-Rieti-Avezzano, per una produzione totale di 1,3 milioni di vetture chilometro all'anno. La scelta avviene nella DRG 939 del 2023 in adempimento al regolamento CE 1370 del 2007 e simili, che prevede l'affidamento dei servizi di trasporto pubblico o in-house providing o mediante gara pubblica. La spesa annua richiesta per sostenere queste linee, attualmente di 1,87 milioni di euro, potrebbe essere parzialmente abbattuta mediante le economie di scala determinate dal contratto di servizio in essere tra Cotral e Regione Lazio. Nel corso di questo periodo transitorio tra l'attuale gestione privata e la futura Cotral saranno effettuati alcuni studi della domanda di trasporto rispetto all'offerta integrata già erogata dall'azienda regionale dei trasporti. In particolare, Lazio Crea effettuerà un monitoraggio puntuale della domanda, mentre Cotral effettuerà i necessari rilievi tecnico-operativi che consentiranno la definizione di un nuovo programma di esercizio aderente alle esigenze dei pendolari. Non saranno necessarie variazioni del contratto di servizio di Cotral, in quanto la percorrenza di queste linee rientra nel margine di oscillazione del 2% del programma di esercizio, ai sensi dell'articolo 4,4 del contratto stesso.